Yeah.
chers frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers pèlerins, frères et sœurs, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession cardinali, et qu'on y bâtisse caro monsignor Perier, cari fratelli nell'Episcopato nel Sacerdozio, cari pellegrini, fratelli e sorelle, andate a dire ai sacerdoti che si venga qui in processione e che si costruisca una cappella. È il messaggio che Bernadette ricevette dalla bella signora nell'apparizione del 2 marzo 1858. Da 150 anni i pellegrini non hanno mai cessato di venire alla grotta di Massabielle per ascoltare il messaggio di conversione e di speranza che è loro rivolto. Ed anche noi, eccoci qui stamane ai piedi di Maria, la Vergine Immacolata, per metterci alla sua scuola con la piccola Bernadette. Ringrazio in modo particolare Monsignor Jacques Perrier, Vescovo di Tarbes e Lourdes, per la calorosa accoglienza che mi ha riservato e per le parole gentili che mi ha rivolto. Saluto i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose, così come tutti voi, cari pellegrini di Lourdes, in special modo i malati. Voi siete venuti in gran numero a compiere questo pellegrinaggio giubilare avec moi. Siete venuti in grande numero a compiere questo pellegrinaggio giubilare con me e ad affidare le vostre famiglie, i vostri parenti ed amici e tutte le vostre intenzioni a Nostra Signora. La mia riconoscenza va anche alle autorità civili e militari che hanno voluto essere presenti a questa celebrazione eucaristica. Quale mirabile cosa è mai il possedere la croce? Chi la possiede, possiede un tesoro, così diceva Sant'Andrea di Creta. In questo giorno in cui la liturgia della Chiesa celebra la festa dell'esaltazione della Santa Croce, il Vangelo che avete appena inteso ci ricorda il significato di questo grande mistero. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché gli uomini siano salvati. Il Figlio di Dio si è reso vulnerabile prendendo la condizione di servo, obbedendo fino alla morte e alla morte di croce. È per la sua croce che siamo salvati. Lo strumento di supplizio che il Venerdì Santo aveva manifestato il giudizio di Dio sul mondo è divenuto sorgente di vita, di perdono, di misericordia, segno di riconciliazione e di pace. Per essere guariti dal peccato, guardiamo il Cristo crocifisso, diceva Sant'Agostino. Sollevando gli occhi verso il crocifisso, adoriamo colui che è venuto per prendere su di sé il peccato del mondo e donarci la vita eterna. E la Chiesa ci invita ad elevare con fierezza questa croce gloriosa affinché il mondo possa vedere fin dove è arrivato l'amore del crocifisso per gli uomini. Essa ci invita a rendere grazie a Dio, perché da un albero che aveva portato la morte è scaturita nuovamente la vita. È su questo legno che Gesù ci rivela la sua sovrana maestà, ci rivela che Egli è esaltato nella gloria. Sì, venite, adoriamolo. In mezzo a noi si trova colui che ci ha amati fino a donare la sua vita per noi. Colui che invita ogni essere umano ad avvicinarsi a Lui con fiducia. È questo grande mistero che Maria ci affida anche questa mattina, invitandoci a volgere verso il Figlio suo il nostro sguardo. In effetti è significativo che al momento della prima apparizione a Bernadette, Maria introduca il suo incontro col segno della croce. Più che un semplice segno, è un'iniziazione ai misteri della fede che Bernadette riceve da Maria.
il segno della croce è in qualche modo la sintesi della nostra fede, perché ci dice quanto Dio ci ha amati, ci dice che nel mondo c'è un amore più forte della morte, più forte delle nostre debolezze e dei nostri peccati. La potenza dell'amore è più forte del male che ci minaccia. È questo mistero dell'universalità dell'amore di Dio per gli uomini che Maria è venuta a rivelare qui a Lourdes. Essa invita tutti gli uomini di buona volontà, tutti coloro che soffrono nel cuore e nel corpo, ad alzare gli occhi verso la croce di Gesù per trovarvi la sorgente della vita, la sorgente della salvezza. La Chiesa ha ricevuto la sua missione di mostrare a tutti questo viso di un Dio che ama, manifestato in Gesù Cristo. Sapremo noi comprendere che nel crocifisso del Golgota è la nostra dignità di figli di Dio, offuscata dal peccato che ci è resa? Volgiamo i nostri sguardi verso il Cristo. È Lui che ci renderà liberi per amare come Egli ci ama e per costruire un mondo riconciliato. Perché su questa croce Gesù ha preso su di sé il peso di tutte le sofferenze e le ingiustizie della nostra umanità. Egli ha portato le umiliazioni e le discriminazioni, le torture subite in tante regioni del mondo da innumerevoli nostri fratelli e nostre sorelle per amore di Cristo. Noi li affidiamo a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, presente ai piedi della croce. Per accogliere nelle nostre vite questa croce gloriosa, la celebrazione del Giubileo delle Apparizioni di Nostra Signora di Lourdes ci fa entrare in un cammino di fede e di conversione. Oggi Maria viene incontro a noi per indicarci le vie di un rinnovamento della vita delle nostre comunità e di ciascuno di noi. Accogliendo il Figlio suo che ella ci presenta, siamo immersi in una sorgente viva in cui la fede può ritrovare un vigore nuovo, in cui la Chiesa può fortificarsi per proclamare con sempre maggiore audacia il mistero di Cristo. Gesù, nato da Maria, è il Figlio di Dio, unico Salvatore di tutti gli uomini, che vive e agisce nella sua Chiesa nel mondo. La Chiesa è inviata dappertutto nel mondo per proclamare quest'unico messaggio e invitare gli uomini ad accoglierlo mediante un'autentica conversione del cuore. Questa missione che è stata affidata da Gesù ai suoi discepoli riceve qui, in occasione di questo giubileo, un soffio nuovo che al seguito dei grandi evangelizzatori del vostro paese, lo spirito missionario che ha animato tanti uomini e donne di Francia nel corso dei secoli, sia ancora la vostra fierezza e il vostro impegno. Seguendo il percorso giubilare sulle orme di Bernadette, l'essenziale del messaggio di Lourdes ci ha ricordato. Bernadette è la maggiore di una famiglia molto povera che non possiede né sapere né potere, è debole di salute. Maria la sceglie per trasmettere il suo messaggio di conversione, di preghiera e di penitenza, in piena sintonia con la parola di Gesù. Hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Nel loro cammino spirituale i cristiani sono chiamati essi stessi a far fruttificare la grazia del loro battesimo, a nutrirsi dell'Eucaristia e ad attingere nella preghiera la forza per testimoniare ed essere solidali con tutti i loro fratelli in umanità. È dunque una vera catechesi che ci è proposta sotto lo sguardo di Maria,
Lasciamo che la Vergine istruisca pure noi e ci guidi sul cammino che conduce al regno del Figlio suo. Proseguendo nella sua catechesi, la bella Signora rivela il suo nome a Bernadette. Io sono l'Immacolata Concezione. Maria le rivela così la grazia straordinaria che ha ricevuto da Dio, quella di essere stata concepita senza peccato, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria è questa donna della nostra terra, che si è rimessa interamente a Dio e ha ricevuto da Lui il privilegio di dare la vita umana al suo Figlio eterno. Sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che Tu hai detto. Essa è la bella e bellezza trasfigurata, l'immagine dell'umanità nuova. Presentandosi così in una dipendenza totale da Dio, Maria esprime in realtà un atteggiamento di piena libertà, fondata sul pieno riconoscimento della sua vera dignità. Questo privilegio riguarda anche noi, perché ci svela la nostra dignità di uomini e di donne, segnati certo dal peccato, ma salvati nella speranza, una speranza che ci consente di affrontare la nostra vita quotidiana. È la strada che Maria apre anche all'uomo, rimettersi completamente a Dio e trovare il cammino della vera libertà, perché volgendoci a Dio, l'uomo diventa se stesso, ritrova la sua vocazione originaria di persona creata a sua immagine e somiglianza. Cari fratelli e sorelle, la vocazione primaria del santuario di Lourdes è di essere un luogo di incontro con Dio nella preghiera, è un luogo di servizio ai fratelli e soprattutto per l'accoglienza dei malati, dei poveri e di tutte le persone che soffrono. In questo luogo Maria viene a noi come la madre, sempre disponibile ai bisogni dei suoi figli. Attraverso la luce che emana dal suo volto, è la misericordia di Dio che traspare. Lasciamoci toccare dal suo sguardo. Esso ci dice che siamo tutti amati da Dio, mai da Lui abbandonati. Maria viene a ricordarci che la preghiera, intensa e umile, confidente e perseverante, deve avere un posto centrale nella nostra vita. La preghiera è indispensabile per accogliere la forza di Cristo. Chi prega non spreca il suo tempo, anche se la situazione ha tutte le caratteristiche dell'emergenza e sembra spingere unicamente all'azione. Lasciarsi assorbire dalle attività rischia di far perdere alla preghiera la sua specificità cristiana e la sua vera efficacia. La preghiera del Rosario, così cara a Bernadette e ai pellegrini di Lourdes, concentra in se stessa la profondità del messaggio evangelico. Ci introduce alla contemplazione del volto di Cristo. In questa preghiera degli uomini noi possiamo attingere grazie abbondanti. La presenza dei giovani a Lourdes è anche una realtà importante. Cari amici qui presenti stamattina, intorno alla croce della Giornata Mondiale della Gioventù, quando Maria ricevette la visita dell'angelo, era una giovane ragazza di Nazareth che conduceva la vita semplice e coraggiosa delle donne del suo villaggio. E se lo sguardo di Dio si posò in modo particolare su di lei, fidandosi di lei, Maria vuole dirvi ancora che nessuno di voi è indifferente per Dio. Egli posa il suo sguardo amoroso su ciascuno di noi e vi chiama una vita felice e piena di senso. Non lasciatevi scoraggiare davanti alle difficoltà. Maria fu turbata all'annuncio dell'angelo venuto a dirle che sarebbe diventata la madre del Salvatore.
Essa sentiva quanto era debole di fronte all'onnipotenza di Dio, tuttavia disse sì senza esitare. E grazie al suo sì, la salvezza è entrata nel mondo, cambiando così la storia dell'umanità. A vostra volta, cari giovani, non abbiate paura di dire sì alle chiamate del Signore. Vous avez à marcher à sa suite. Répondez généreusement, généreusement au Quando Egli vi invita a seguirlo, rispondete generosamente al Signore. Egli solo può appagare le aspirazioni più profonde del vostro cuore. Siete in molti a venire a Lourdes per un servizio attento e generoso, accanto ai malati e ai pellegrini, mettendovi così sulle orme di Cristo servo. Il servizio reso ai fratelli e alle sorelle apre il cuore e rende disponibili. Nel silenzio della preghiera sia Maria la vostra confidente, lei che ha saputo parlare a Bernadette, rispettandola e fidandosi di lei. Maria aiuti coloro che sono chiamati al matrimonio a scoprire la bellezza di un amore vero e profondo, vissuto come dono reciproco e fedele. A coloro tra voi che gli chiama a seguirlo nella vocazione sacerdotale o religiosa, vorrei ridire tutta la felicità. Tout le bonheur qu'il y a donné totalement sa vie pour le service de Dieu et des hommes. Vorrei ridire tutta la felicità che vi è nel donare totalmente la propria vita a servizio di Dio e degli uomini. Siano le famiglie e le comunità cristiane luoghi nei quali possano nascere e maturare solide vocazioni a servizio della Chiesa e del mondo. Il messaggio di Maria è un messaggio di speranza per tutti gli uomini e per tutte le donne del nostro tempo, di qualunque paese siano. Amo invocare Maria come stella della speranza. Sulle strade delle nostre vite, così spesso buie, lei è una luce di speranza che ci rischiara e ci orienta nel nostro cammino. Mediante il suo sì, mediante il dono generoso di se stessa, ha aperto a Dio le porte del nostro mondo e della nostra storia e ci invita a vivere come lei in una speranza invincibile, rifiutando di ascoltare coloro che pretendono che noi siamo prigionieri del fato. Essa ci accompagna con la sua presenza materna in mezzo agli avvenimenti della vita delle persone, delle famiglie e delle nazioni. Felici gli uomini e le donne che ripongono la loro fiducia in colui che nel momento di offrire la sua vita per la nostra salvezza ci ha donato sua madre. Cari fratelli e sorelle, in questa terra di Francia, la Madre del Signore è venerata in innumerevoli santuari che manifestano così la fede trasmessa di generazione in generazione. Celebrata nella sua Assunzione, essa è la patrona amata del vostro paese. Che sarà toujours onorée avec ferveur dans chacune de vos familles. Sia sempre onorata con fervore in ciascuna delle vostre famiglie, nelle vostre comunità religiose e nelle parrocchie. Vegli Maria su tutti gli abitanti del vostro bel paese e sui pellegrini venuti numerosi da altri paesi per celebrare questo giubileo. Sia Maria per tutti la madre che circonda di attenzione i suoi figli nelle gioie come nelle prove. Santa Maria, Madre di Dio e Madre nostra, insegnaci a credere, a sperare e ad amare con te. Indicaci la via verso il regno del tuo Figlio Gesù. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino. Amen. È il momento dell'Angelus. Prima però il Papa si rivolge ancora a tutti i presenti e a quanti sono in comunione con noi.
pèlerins, chers frères et sœurs, chaque jour, la prière de l'Angelus. Cari pellegrini, cari fratelli e sorelle, ogni giorno la preghiera dell'Angelus ci offre la possibilità di riflettere qualche istante in mezzo alle nostre attività sul mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. A mezzogiorno, quando le prime ore del giorno cominciano a far gravare su di noi il loro peso di fatica, la nostra disponibilità e la nostra generosità sono rinnovate dalla contemplazione del Sì di Maria. Questo Sì, limpido e senza riserve, si radica nel mistero della libertà di Maria, libertà piena e integra davanti a Dio, svincolata da ogni complicità col peccato, grazie al privilegio della sua Immacolata Concezione. Questo privilegio concesso a Maria, che la distingue dalla nostra comune condizione, non l'allontana, ma al contrario la avvicina a noi. Mentre il peccato divide, ci allontana gli uni dagli altri, la purezza di Maria la rende infinitamente prossima ai nostri cuori, attenta a ciascuno di noi e desiderosa del nostro vero bene. Potete vederlo qui a Lourdes, come in tutti i santuari mariani. Folle immense accorrono ai piedi di Maria per confidare ciò che ciascuno ha di più intimo, ciò che a ciascuno sta particolarmente a cuore, ciò che molti per imbarazzo o per pudore non osano a volte confidare neppure ai loro intimi. Lo confidano a colei che è la tutta pura al suo cuore immacolato, con semplicità, senza orpelli, nella verità. Davanti a Maria, in virtù proprio della sua purezza, l'uomo non esita a mostrarsi nella sua debolezza, a consegnare le sue domande e i suoi dubbi. L'amore materno della Vergine Maria disarma ogni forma di orgoglio, rende l'uomo capace di guardarsi quale egli è e gli ispira il desiderio di convertirsi per dare gloria a Dio. Maria ci mostra così la giusta maniera di avanzare verso il Signore. Ci insegna ad avvicinarci a Lui nella verità e nella semplicità. Grazie a lei scopriamo che la fede cristiana non è un peso, ma è come un'ala che ci permette di volare più alto per rifugiarci tra le braccia del Signore. La vita e la fede del popolo credente rivelano che il privilegio dell'Immacolata Concezione fatto a Maria non è una grazia solo personale, ma per tutti, una grazia fatta all'intero popolo di Dio. In Maria la Chiesa può già contemplare ciò che essa è chiamata a divenire. In lei ogni credente può fin d'ora contemplare il compimento perfetto della sua personale vocazione. Possa ciascuno di noi rimanere sempre in azione di grazie per ciò che il Signore ha voluto rivelare del suo piano di salvezza attraverso il mistero di Maria. Mistero nel quale siamo implicati nel modo più toccante, poiché dall'alto della croce che noi ricordiamo ed esaltiamo proprio oggi, ci è rivelato dalla bocca stessa di Gesù che sua madre è nostra madre. E in quanto figli e figlie di Maria, possiamo trarre profitto di tutte le grazie che sono state fatte a lei e la dignità incomparabile che le procura il privilegio dell'Immacolata Concezione, ricade anche su di noi i suoi figli. Qui vicino alla grotta e in comunione particolare con tutti i pellegrini presenti nei santuari mariani e con tutti i malati nel corpo e nello spirito che cercano conforto, benediciamo il Signore per la presenza di Maria in mezzo al suo popolo e a lei indirizziamo con fede la nostra preghiera. Santa Maria, tu che qui ti sei mostrata 150 anni fa alla giovane Bernadette, tu sei veramente la nostra speranza.
Pellegrini fiduciosi, qui giunti da ogni parte, noi veniamo ancora una volta ad attingere la fede, il conforto, la gioia e l'amore, la sicurezza e la pace alla sorgente del tuo cuore immacolato. Mostrati come madre per tutti, o Maria, e donaci il Cristo, speranza del mondo. Amen. Angelus Domini nun servit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante Christi Filii tua incarnazione coniobimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ed ora il Santo Padre rivolgerà alcuni saluti nelle varie lingue. I wish to greet all the English speakers present. I pray that your pilgrimage here to Lourdes in this anniversary year of the apparitions will renew your relationship with Mary, Mother of the Church, and assist you to come to understand more fully her trust in God and her love of the Son. I extend my greetings to the members of your families at home. May our Immaculate Mother continue to protect us all, offering consolation, especially to the sick and the suffering. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache hier in Lourdes, besonders die Kranken, sowie alle, die über Rundfunk und Fernsehen mit uns verbunden sind. Maria, die Mutter des Herrn, ist unsere Mutter. Mit ihrer mütterlichen Fürsorge ist sie uns nahe. Dies dürfen wir immer wieder erfahren, gerade auch an diesem Wallfahrtsort. Als ihre Kinder wollen wir Maria unser Leben anvertrauen, Freuden und Sorgen, Krankheit und Leid, all unsere Anliegen. Denn wir wissen, Maria führt uns sicher zu ihrem Sohn Jesus Christus, dem Quell der Hoffnung und des Heils. Der Herr schenke euch und euren Lieben die Fülle seiner Gnade. Saluto cordialmente a los pellegrinos de lingua española.
che stanno qui presenti per commemorare il 150 anniversario delle apparizioni della Virgen in Lourdes, seguendo l'esempio di Maria Santissima, confiate sempre in Dios e ponete vostre vite in sus manos del Padre. Non canséis di rezar, dando grazie al Signore per i benefici ricevuti e pidiendo costantemente il don di essere discípoli autentici di Gesù, missionari audaci di suo Evangelio, sembradores di speranza e testigi della carità. Feliz domingo a todos, que Dios os bendiga y acompañe. Queridos peregrinos de lengua portuguesa, sob olhar materno da Imaculada Conceição, saúdo a todos vós que viestes, física o espiritualmente, a te Lourdes, a procura di conforto e di speranza, dandonos Jesus, Maria, e a verdadeira fonte da speranza, a ela vos entrego, accompagno, come a minha benção. Shrut pierchimov pribivich na cisheishon juristichos postravem rulies polakov. Tuta e Lourdes, Непокалана очевидца, учи нас ми вощи за вешения Иисусови, понч ми позвуши ей везванью до молитви, покути на вруцения, ченкуем за вашу обецност и сера вам благославием. Салуто кон гранде афето и пелегрини италиани! Cari amici, in questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo. La Madonna vede sempre su di voi, sulle vostre famiglie, specialmente sui malati e i sofferenti e sull'intera cara nazione italiana. Grazie. Et je salue enfin tous les pèlerins francophones présents ce matin. Je vous remercie d'accompagner le successeur de Pierre dans son pèlerinage sur le pas de Bernadette. Que le Seigneur creuse toujours en chacun le désir profond de le chercher et d'aller à sa rencontre. Que Dieu bénisse tous ceux que vous aimez.